tre anni fa, nel 2005. Istituita con legge 26/2005, è stata festeggiata la 15ª giornata delle Marche a Pesaro, celebrata ogni 10 dicembre di ogni anno. Una data proposta allora dalle 42 associazioni di emigrati in Argentina, simbolica non solo per i marchigiani, è il giorno in cui le Nazioni Unite festeggiano la Giornata Mondiale dei Diritti Umani. La celebrazione delle Marche è iniziata con un forte richiamo ricordando Liliana Segre, senatrice a vita, superstite dell'Olocausto e testimone attiva della Shoah italiana. Profondo il suo legame con Pesaro, città dalla quale ricevette la sua prima cittadinanza onoraria. L'attuale primo cittadino, Matteo Ricci, in un simbolico collegamento con quanto avveniva nella città natale di Gioacchino Rossini, era a Milano, insieme ad altri 400 sindaci marchigiani, a marciare in solidarietà con la senatrice Segre, ancora oggetto di campagne d'odio. La manifestazione è proseguita con il conferimento delle tradizionali onorificenze assegnate. Il picchio d'oro è andato al tenore Andrea Bocelli per la dedizione alla rinascita delle zone terremotate marchigiane. L'impegno in questo territorio è stato logico, è stata la cosa più credo bella che abbiamo fatto da quando la fondazione è nata. Abbiamo cominciato a lavorare in Haiti, poi ritorno in Italia nelle aree colpite dal terremoto, ma con un progetto non dedicato all'emergenza ma dedicato al futuro. Queste persone devono stare lì, noi ci staremo con loro. Dobbiamo agire. I premi speciali sono stati assegnati alle ricorrenze di due fondazioni, a Gianfranco Mariotti, ideatore e presidente onorario del ROF, e Walter Scavolini, imprenditore, per i 40 anni del Rossini Opera Festival. I premi inoltre sono stati consegnati a Marco Morbidelli per i 100 anni dell'azienda farmaceutica Angelini, medaglia d'oro invece a Giuseppe Ottaviani, pluricampione di atletica leggera. Impegno infine preso dal presidente della regione sulla ricostruzione delle zone terremotate. E sulla ricostruzione il paradosso è continuare ad avere tantissime risorse e vederle spendere piano piano. A oggi sono una settantina le opere pubbliche realizzate, più di 2.000 progetti finanziati, parliamo di 500 milioni di euro da una parte, di una cifra importante dall'altra, però non è tutto quello che potremmo esprimere. Prima di tutto per i cittadini delle Marche, non è giusto che si continui a operare con degli strumenti che sono quelli che usano gli altri comuni fuori dal cratere per quello che fanno tutti i giorni. L'avevamo già capito dopo un paio d'anni, insomma, diciamo, il primo anno è stata l'emergenza, il secondo si era capito, è un anno che combattiamo, più di un anno che combattiamo per questo, ancora la risposta non c'è stata. Anche l'ultimo decreto ha dato qualche novità, qualche contributo, ma non va al cuore del problema. Noi ne abbiamo un bisogno straordinario per le persone, per l'economia.